Trieste. Hai perduto il fatto, però ti scatta male. Sempre con calma costruisce. Assolutamente Trieste molto ordinato, ma anche il KFC ha dimostrato di conoscere bene gli schemi sia di attacco che di difesa. Trieste in questo momento che tentenna un po' nella costruzione dell'attacco, vediamo probabilmente qualche difficoltà a impostare e passano 5 secondi. Richiediamo, diciamo subito al pubblico non addetto ai lavori, che i giocatori possono tenere in mano o tenere nell'area di azione di un metro la palla solo esclusivamente per 5 secondi. Dani! Fischiato il fallo. Arbitro Gabriel Taverna che fischia un fallo, immagino che sia stato un fallo sul portiere, un fallo che ha determinato il capovolgimento di fallo. Subito al numero 3, diciamo nel Trieste inizia a vedere se nel Trieste del KFC un po' dei ritmi che stanno piano piano colando, però questi ragazzi ricordiamo che hanno giocato sia oggi che ieri e comunque la canoa polo è uno sport estremamente faticoso. Difesa che è impostata per il KFC, però vediamo che c'è il numero 2 che cerca di sfondare, il numero 6 esce fuori dalla porta, vediamo se... ed è sbagliato! Sbaglia il gol numero 6, qualche errore anche per il KFC, soprattutto fra il numero 6 e il numero 12. In questo caso forse il portiere avrebbe dovuto anticipare l'uscita e andare direttamente sul pallone. Vediamo che anche un po' di corrente di sicuro non giova, diciamo, la concentrazione e la stabilità di questi giovani canoisti. Numero 6 che riparte e impastisce con grinta. Dai Dani, dai, non puoi stare fermo lì. L'azione d'attacco. Apri con la difesa, aprila. Difesa, vediamo che ci sono buchi. Tiro troppo alla gola del numero 2. Manca il numero 4 di giro. Doppio palo per il KFC. Dai, KFC che con una doppia possibilità cercava di quantomeno mettersi in vantaggio, purtroppo non si è riuscito a realizzare, ma vedremo ora quello che sa fare di Trieste. Sempre il Trieste che manovra, il numero 2, giocatore molto preciso che impastisce la squadra e determina di fatto una buona posizione dei suoi compagni di squadra. Passaggio tra il 7 e il 2, attenzione ancora al 2, vediamo il 7 come cerca di sfondare la difesa del KFC che comunque tiene. KFC ben schierato, prova il tiro, gran parata del portierone numero 6 che arriva a determinare l'angolo per il Trieste. Trieste che comunque ha ancora il pallino del gioco, è ancora in possesso palla. Sempre numero 2 che pastisce quel corner. Ricordiamo che proprio in quell'angolo c'è una maggiore corrente, per cui una maggiore difficoltà per i ragazzi per mantenere l'equilibrio della tecnica. Ancora numero 2 che pastisce bene l'azione. Il KFC tiene bene i giocatori. Attenzione numero 2, vediamo se prova. Prova il tiro e prende il palo esterno della porta difesa dal KFC. Tutto da ricostruire per il KFC, vediamo che ora il Trieste si allinea verso la difesa, molto veloce nel rientrare i ragazzi del Trieste. Subito il numero 2 in porta, centrale numero 7, palla numero 10, palla numero 10 che non ha un ottimo controllo, vediamo se proverà il tiro, prova il tiro, tiro ed è parata, sempre numero 2. Ancora numero 10, numero 10 che è sul pallone, prova il tiro, ma no, poi decide di aprire fuori. Apre fuori, giustamente, quando non si riesce a ricostruire il tiro. Numero 6 che realizza. Effettivamente è una buona scelta quando la squadra non è in grado di tirare o è troppo sotto porta, si tende a ricostruire partendo da fuori, per cui vediamo già un'impostazione da squadra, diciamo una squadra quasi di alto livello e assolutamente si vedono le caratteristiche di atleti ormai maturi. Attenzione, di Trieste ora cerca sicuramente di rimbastire un'azione di attacco, vediamo i ragazzi di Trieste molto aggressivi, ma recupera il KFC.
KFC che infatti col numero 14, numero 14 commette fallo il ragazzo di Trieste col numero 4. Ricordiamo che per regolamento non ci si può appoggiare sulla canoa dell'avversario. Ora palla sempre KFC, non con controllo del numero 3, ma come uno spazzino recupera sempre il numero 6. Ben schierata la difesa del Trieste, prova a tirare gol! Gol del KFC. Trieste che ha schierato una buona difesa, tuttavia il KFC è riuscito a, in qualche modo, a rompere gli schemi difensivi e di allungare di due distanze i ragazzi del Trieste. Ora il Trieste che avanza, avanza con cattiveria agonistica, sempre numero 3 che è in vantaggio, in controllo palla. Dai rivai, un po' di, come si dice, un po' di troppo tempismo per i ragazzi del Trieste, che adesso manovrano forse un po' troppa calma. Dai ragazzi del Trieste, non mollare mai, sempre numero 2 e numero 3 che comunque hanno un'ottima capacità tecnica, che provano a investire, numero 2 che si sviluppa molto velocemente, prova a tirare gol! Veramente complimenti al giocatore numero 2 che ha giocato molto bene, un ottimo controllo di barca, ha persino caricato in modo corretto il tiro e ha scaraventato un missile nella porta del KFC. Ma KFC che è ancora in vantaggio di un gol, per cui vedremo i ragazzi che cosa sapranno fare. Palla che di fatto viene data ai ragazzi sempre numero 10, guardata del numero 10 e da angolo, corner. Numero 10, ricordiamo che è uno dei giocatori del KFC che comunque è in grado di proporre un ottimo tiro e cerca sempre, quando è in posizione favorevole, di andare alla segnatura. KFC che riprende ora il gioco, difesa di Trieste molto ben schierata, anche il numero 7 in posizione centrale, il numero 6 che tiene le fasce, mentre il numero 8 è l'elemento che cerca di andare sempre sul pallone. Tiro ed è parata! KFC che comunque va avanti, attenzione, serie di rivali, pallone del KFC. Il gol era gioco fermo e vediamo l'arbitro che ha segnalato comunque l'errore del numero 14. KFC che è in vantaggio ancora di una rete e assolutamente si differenzia per una buona visione di squadra, mentre ricordiamo Trieste molto più ordinato con delle ottime singolarità. Vediamo che comunque ha una serie di giocatori abbastanza omogenei che nell'insieme hanno dimostrato un'ottima capacità. Non era il portiere, ora il numero 7 del Trieste incita i suoi ad essere più aggressivi, sempre il numero 7 che incita e spinge. Ora un po' bloccata l'azione del Trieste da parte dei ragazzi del KFC, però attenzione, in posizione ottimale il numero 2 che comunque si prepara a caricare il tiro, vediamo se tira il gol! E siamo 4-4, senza respiro, pieni di emozioni da questi ragazzi che ci stanno mettendo di tutto di più, insomma. Ricordiamo, si gioca per il bronzo, dai ragazzi! Si gioca per il bronzo! Dai KFC, dai Trieste, mi raccomando! Via, si riparte, KFC che con grinta cerca di andare avanti, vediamo come la massa verde inizia a sfondare la massa bianca, ora tiro del numero 4, gran parata del numero 2, palla ora del Trieste, l'arbitro dà il numero verde al numero 12, Fantuzzi, che comunque nonostante tutto dimostra un'ottima aggressività e una reattività di barca non comune a tutti. Si riparte con il numero con il giocatore del Trieste, sempre il numero 2 onnipresente all'interno della formazione triestina, numero 14 che cerca
cerca di rubare il pallone. Ricordiamo che il ruolo del numero 14 è proprio il compito di andare a infastidire gli atleti. Ora palla, palla comunque nel KFC, che recuperano e con calma possono rimastire l'azione. Ricordiamo anche i 5 secondi in cui il giocatore comunque deve spostarsi. Ed ora il Trieste si di fatto ricostruisce all'interno della seconda posizione. Tutti dentro i giocatori del KFC, forse a stressare troppo la difesa. Tiro in corner, ultima deviazione del Trieste. Corner per i ragazzi di Castello Porpetto. Non manca molto. Ricordiamo, vediamo subito la spontaneità di questi ragazzi, di altri sport, per appunto si cimentano molto spesso senza mai contestare l'arbitro e sempre con un'ottica di correttezza dello sport. Palla del numero 14, tiro! Tiro, attenzione, sfiora KFC! KFC che sfiora! Veloce! Di questa emozionantissima finale per terza parte posto. Il pubblico si infiamma. Vediamo se sarà il KFC o il Trieste ad avere il bronzo. Manca veramente poco, ultimi sgoccioli. Siamo agli sgoccioli, dai Dennis, muoviti a battere. Partiamo. Passaggio, tiro ed è traversone, ultima azione del Trieste ed è fine del tempo regolamentare. Ora chiediamo all'arbitro se ci saranno supplementari. 3 a questo punto si andrà al gol del gol. Spieghiamo meglio che cos'è il gol del gol. Ci saranno due tempi e al momento non ci sono tempi. Ok, gol del gol. Ok. Arriva là, è là l'acqua. Intervistiamo ora Marco Bassi del campo del Bordano Bulls, che prometteva qualche riflessione paragonando proprio la correttezza della canoa polo e il modo di calcio. Ragazzi, venite qua però un momento, questo sogismo, diciamo così, tra i due mondi, questi commenti. Vedete, ma venite qua, ecco, la canoa polo non è il calcio. Vieni qua, vieni.